Eh, Franco Consato, presidente di Venice Promex, che ha identificato in Healthy Living 2021 la naturale prosecuzione di Health Chef. E alla fine saluto anche l'ingegnere Renato Benintendi, che da Londra ci accompagnerà in un affascinante viaggio attraverso il cibo e il vino nel mondo classico. Grazie e benvenuti a tutti. Bene, grazie per questa bella presentazione del ciclo di conversazioni che sarà appunto ospitato durante questi, queste serate e eh, che parlerà appunto di eh, salute. E cibo, insomma, questo connubio e questi ragionamenti multidisciplinari molto interessanti. Allora, io darei, diciamo, l'appuntamento a tutti per queste, per queste serate. Comincerei lasciando la parola al magnifico rettore eh, dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, Università di Padova, che ospita il ciclo sul canale eh, YouTube dell'Università, appunto, e che quindi è un po' ospite di questo, di questo ciclo di, di conversazioni. Ecco, lasciamo la parola al magnifico Rettore che farà appunto un saluto da parte dell'Università. Grazie, buonasera a tutti e tutte. L'Università ospita questa serie di incontri virtualmente, ma eh, è un virtualmente carico di molto entusiasmo. Il... Ehm, il tema di queste conversazioni è un tema centrale, la, la tutela della salute eh, viene da una università nella quale eh, la medicina è diventata scienza e la medicina ha acquisito le conoscenze metodologiche sperimentali per eh, prima curare le malattie e oggi sempre più capiamo che curare le malattie in realtà richiede conoscere eh, i principi di salute, con, con, significa costruire modelli di vita in salute e allora il cibo è una componente fondamentale, si intreccia cibo e salute, ma il cibo è anche una componente irrinunciabile della nostra vita culturale, allora cibo è, cultura del cibo è, è la nostra storia, e la, nostra, e la cultura del, delle nostre terre e la ricaduta quindi sulla medicina. E allora capite bene perché l'università è particolarmente orgogliosa di ospitare questo ciclo, perché dentro questi, queste lezioni, dentro questi seminari, dentro questi incontri eh, che sono colti interessanti ma anche divertenti nella loro formulazione, noi troviamo tutto il nostro sapere. No, noi troviamo la cultura medica, noi troviamo eh, la cultura umanistica, noi troviamo le, le scienze in un sapere che è sempre più multidisciplinare ed è sempre di più, sempre più vicino alla nostra vita quotidiana. E lasciatemi concludere dicendo che eh, è un palinsesto virtuale, però è un palinsesto che ci riavvicina. A una vita normale, ci riavvicina a una vita nella quale noi vediamo anche il lato piacevole, il lato divertente della, della tutela della salute. Noi vediamo come cibo significa anche stare insieme, significa fare cultura, significa socializzare. Molti di quegli aspetti che in questo momento stanno eh, soffrendo. E allora questi incontri ci divertiranno, ci faranno imparare, ma anche ci riporteranno a una normalità di vita di relazioni che speriamo riprenda nel più breve tempo possibile. E per darvi la piena percezione della vostra presenza all'Università di Padova, non, siamo, non siete fisicamente qui, ma lo siete con lo spirito, lanciamo il video della nostra università. Siamo storia e innovazione. Siamo cuore e ragione. Siamo esploratori che hanno grandi domande. Siamo viaggiatori che hanno un sogno. Osserviamo. Costruiamo, comunichiamo e ogni giorno ricominciamo. Se cadiamo ci rialziamo e non siamo mai soli quando lottiamo. Perché cerchiamo, curiamo. Noi amiamo. Per casa abbiamo il pianeta, dove siamo uguali e diversi. Camminiamo incontro al nostro futuro. Ovunque andiamo, noi siamo. Ed Ecco, dopo questo bellissimo video presentato appunto dalla Università di Padova che mostra proprio eh, così il connubio tra quello che è la tradizione forte degli studi e il futuro con tutti questi giovani che appunto hanno la loro vita davanti insomma per eh, poi la loro professionalità, direi di lasciare la parola a Franco Consato che è il direttore generale di Venice, Venice Promex che proprio ha fatto di Health cioè, del connubio tra alimentazione sana e salute, un marchio anche e un cavallo di battaglia, in realtà, no? Questo non è il primissimo ciclo di incontri che si occupa di queste tematiche insieme. Ci vuole raccontare qualcosa di questo? Senz'altro, innanzitutto buonasera a tutti, beh, devo, è doveroso ecco, da parte mia ringraziare il professor Gerosa e il rettore Rizzuto per questa opportunità perché come ben diceva prima il rettore viene presentato anche con una sorta di allegria, abbiamo bisogno di socialità e stiamo affrontando tematiche importanti veramente con un sorriso. Il titolo stesso della relazione che poi farà il professor Benintendi direi già il titolo di per sé ci, ci invoglia veramente ad ascoltarlo. E Allora è vero, noi abbiamo accettato immediatamente questa collaborazione con Health Living perché avendo un marchio che era appunto Health Chef erano due cose che non potevano che non camminare assieme. Health Chef è un marchio registrato che diciamo, tende a valorizzare una sana alimentazione e ovviamente il tutto eh, che noi lo possiamo trovare presso la ristorazione. E il punto di vista nostro da parte di Venice Promise ovviamente è dal punto di vista imprenditoriale perché siamo convinti che una buona salute, una sana nutrizione, tutto questo ha anche degli impatti economici non, non irrilevanti. Ed ecco quindi che questo percorso che è stato individuato con queste conversazioni eh, ci vede assolutamente vicini, mettendo in luce un paio di considerazioni. La prima, l'ha detto prima il rettore e che è secondo me uno degli aspetti essenziali, cioè il fatto di avere un confronto interdisciplinare. Il fatto che i colloqui che avremo eh, durante queste conversazioni mettano a confronto chef, produttori di vino e medici, direi che questo è, è l'elemento veramente chiave, io sono sicuro, di successo dell'iniziativa, perché abbiamo bisogno di confrontarsi. Una seconda osservazione che su Health Chef abbiamo sempre portato avanti, non parliamo di diete, ma parliamo di sistemi di, de, del mangiare, diciamo come stile di vita. Quindi, non è il concetto di dieta, magari quelli che troviamo sui toccati, ma è veramente un vero e proprio approccio diverso. Eh, mi fa piacere sottolineare che Health Chef ha poi un comitato scientifico di primo livello tra i quali c'è anche il professor Gelosa, c'è cioè la professoressa Diola e tanti altri ma anche il comitato scientifico è interdisciplinare abbiamo cioè scienziati, nutrizionisti ma poi abbiamo anche i produttori eh, dei prodotti e abbiamo i ristoratori di Chef quindi in questo contesto eh, ci sembrava diciamo, opportuno proseguire e affiancarsi in questo cammino perché, perché Healthy Living è un percorso eh, ci porterà eh, fino alla fine di, di aprile. Io penso che su questo l'ho avuto lì come idea, poi magari il professor Gerosa potrà valutare ecco, se possiamo farlo. Ma siccome ci sono tanti appuntamenti e ogni appuntamento vede uno chef, un produttore vitivinicolo medico, sarebbe carino che alla termine di ogni appuntamento uscisse una ricetta con l'abbinamento del vino che risponde ai requisiti al chef, perché poi noi potremmo farli veicolare presso i ristoranti che aderiscono con questi chef andiamo nell'area trivenete, anche questo voglio dire è una cosa assolutamente carina, e potremmo proprio licenziare e finire questo cammino, questo percorso con una serie di ricette marchiate health living per poi farle veicolare attraverso il marchio Health chef. Sono convinto che questo è un inizio di un cammino. Ma al quale poi seguiranno ulteriori itinerari, ma penso che l'elemento vincente sia proprio questo: la leggerezza con la quale affrontare i temi, ritrovare una socialità, ma soprattutto anche l'interdisciplinarietà dei, dei protagonisti. Questo penso sia veramente il grande elemento di, di, così, di, di valore. Da ultimo, non voglio portare via tempo perché sono curioso anche io di ascoltare chi, chi seguirà, ecco, direi che. Eh, noi da spesso come Venice Promix eh, ne parliamo e eh, con Gino Giarosa e anche con lezzuto abbiamo avuto tante volte occasione di parlarne. L'accoppiata con l'Università di Padova. Consentitemi di fare un po' il partigiano, ma qui abbiamo delle eccellenze. Noi vogliamo portare avanti le eccellenze imprenditoriali nella ristorazione e nei produttori. Ma di fianco a noi abbiamo un'eccellenza universitaria di primo livello. E io direi che questa, proprio da queste accoppiate, imprese e università, sicuramente ci sono tutti gli elementi di sviluppo del nostro territorio. Io vi ringrazio ancora e auguro buon ascolto a tutti i partecipanti. Grazie. Ecco grazie a Franco Consato e diciamo che come vedete alle mie spalle questo primo incontro è ospitato nel Museo della Città, è già stato detto della città di Rovereto, nella fondazione, una delle sedi della Fondazione Museo Civico di Rovereto e anche l'ultimo incontro sarà, partirà da qui, sarà qui. Quindi io lascio la parola al presidente della Fondazione Museo Civico, Giovanni Laezza per un saluto. Non si, eh, scusi, scusa Giovanni, non si sente, aspetta un attimo che... adesso okay. si sente. Sì. Quindi riprendo. Allora, eh, anch'io eh, volevo ringraziare il professor Gerosa per l'idea di aver eh, chiesto appunto a noi come Fondazione Museo Civico di aprire e poi chiudere questo ciclo di eh, conferenze particolarmente interessante. Anche Vivace perché oggi un museo, pur non occupandosi direttamente delle tematiche che vengono oggi qui trattate, però è un museo aperto alla città, come tutti i musei oggi devono essere, molto aperti anche a temi di attualità, ma anche di scienza. Eh, quindi eh, benvenga questa, questa iniziativa. Il nostro museo ha 170 anni di vita, è un museo. Eh, che ha una grande tradizione da sei anni è eh, gestito dalla nostra fondazione che è stata costituita dal comune di Rovereto e eh, abbiamo oggi a disposizione due grandi contenitori per la città uno è il museo eh, a Palazzo Parolare dove ci occupiamo prevalentemente di scienze della terra l'altro è questa sede dove ci occupiamo anche di scienze umanistiche però e abbiamo voluto creare in accordo appunto con l'amministrazione comunale un'iniziativa molto molto particolare che è questo museo della città ma lo è proprio veramente perché il museo della città parla della città e non è usuale trovare nel campo museale un'istituzione che si occupi proprio della città in cui opera e quindi noi raccontiamo la storia siamo una specie a volte Sembra banalizzare, ma noi siamo un grande ufficio informazioni sulla cultura e la storia della nostra città. Quindi, un visitatore intelligente, un visitatore acculturato che vuole visitare una città culturale come la nostra, passando dalla nostra sede, quindi dal museo della città, ne ha una presentazione complessiva che eh, può poi introdurre ad altre visite importanti. Abbiamo un bel sistema museale e abbiamo anche grandi siti culturali. Ne, oltre a questo, organizziamo eh, da più di 30 anni una rassegna del cinema archeologico, organizziamo anche con, eh, con la Lego International First Lego League, che è una rassegna di robotica per le scuole, collaboriamo all'organizzazione di un festival nazionale di meteorologia, e gestiamo osservatori ah, astronomici, scusate, sì. ma l'ora e forse un po'. Ehm, osservatori astronomici, però, eh, siti botanici, insomma tutta una serie di attività che sono poi molto, molto eh, particolari e peculiari rispetto alla nostra città. Quindi io chiudo e eh, ringrazio ancora chi ci ascolterà, anche gli ascoltatori che si sono collegati sul canale YouTube dell'Università di Padova. Grazie ancora e buon ascolto. Io ringrazio ovviamente il nostro presidente Giovanni Laezza. Io devo, ho poco da aggiungere in realtà a quello che lui ha detto, se non di venirci a trovare per scoprire appunto le peculiarità eh, dei nostri, le nostre due sedi. Come diceva il presidente, la Fondazione Museo Civico è ehm, così suddivisa in due sedi, anche perché da 170 anni fa dell'essere eh, dell multidisciplinare la sua, la sua natura. Infatti, eh, il museo ha moltissime anime, si parla dall'archeologia alle scienze naturali, alle scienze della terra, come appunto eh, si diceva prima. Le due anime sono appunto il Museo di Scienza e Archeologia e questo Museo della Città, nuovissimo, che è stato anche tra l'altro da poco riaperto, che offre una finestra appunto sulla, sulla città, sulla storia cittadina, sull'arte sull e quindi sulla parte più diciamo umanistica, ecco storia e arte da una parte e la parte invece della ricerca e, del, e della natura sull'altra sede. Quindi ci sono moltissime... Moltissimi spunti, e quindi vi invitiamo tutti a venirci a trovare. Eh, la cosa interessante è che questo discorso che andiamo a fare stasera anche in queste conversazioni, in qualche modo ci riguarda perché eh, Giovanni Lezza lo sa benissimo perché è stato lui l'ideatore, addirittura all'osservatorio eh, astronomico di Montezunia Noi organizziamo da tantissimi anni appunto delle serate in cui si intrecciano proprio le cene a lume di stella, appunto, con l'osservazione del cielo, eh, con i nostri. Astronomi, abbiamo avuto una mostra appunto che si intitolava Il vino di Dioniso e che quindi esplorava il consumo e il significato del consumo, per esempio, eh, del vino nell'antichità. Quindi diciamo che eh, l'esplorazione di queste tematiche è qualcosa che ci ha sempre eh, interessato e riguardato. Quindi in qualche modo ci onora poter ospitare questo ciclo di incontri e anche ascoltare quello che avranno da dirci eh, far, far buon uso, insomma, e eh, buona pratica di quello che ci insegneranno sia i medici di chiara fama che saranno insieme a noi che gli chef. Ecco, io devo dire che tra l'altro anche per quanto riguarda la sezione botanica eh, tante volte abbiamo organizzato anche incontri dove si parla per esempio di erbe in ambito alimentare, abbiamo provato anche a fare addirittura dei momenti in cui eh, cercavamo insieme ai ristoratori locali di proporre ricette appunto. Eh, con le erbe spontanee, eh, naturalmente curate, seguite dai nostri botanici, e comunque sempre nel rispetto, appunto, delle, delle leggi e delle procedure per la raccolta. Quindi diciamo che queste tematiche sono veramente di, per noi anche di grande interesse e le seguiremo tutti sempre con grande attenzione. Allora, io lancerei, direi, anche che in questo museo, in questo momento, abbiamo da poco, da pochissimo inaugurato una mostra che valorizza anche quelle che sono gli archivi della Fondazione Museo Civico, come eh, diceva il presidente prima, c'è un, un grande un grande patrimonio di materiali, di documenti, di documentazione sulla città, eh, fatto di oggetti che sono in parte esposti al museo, ma anche fatto di documenti, di immagini, immagini cinematografiche che raccogliamo durante i nostri festival annuali, ma anche immagini fotografiche che costruite Costituiscono un archivio ricchissimo e che hanno in qualche modo fatto scaturire una bella mostra che noi vi invitiamo appunto a visitare, che si intitola Proprio Istantanee da una città, Rovereto tra storie e storie. E il filmato che adesso andiamo a lanciare in qualche modo vuole darvi qualche spunto e qualche suggestione sulla città di Rovereto attraverso il nostro archivio fotografico che è ricco e che offre percorsi che vanno nel tempo e nello spazio. Quindi io lascio, eh, lascio chiedo alla regia se può lanciare il filmato appunto su questa mostra che ospitiamo attualmente al Museo della Città. Di due anni fa abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto che abbiamo chiamato RAM Rovereto Archivi Memoria. Sapevamo già che ci avrebbe condotto in un posto nuovo. Il progetto, portato avanti in collaborazione con Amici il Laboratorio di Storia di Rovereto e con il contributo della Fondazione CARITRO, ha permesso la sistemazione di migliaia di foto sulla città di Rovereto e la loro pubblicazione nella rete internet. Non si trattava semplicemente di aprire gli armadi e mettere in ordine le fotografie, si voleva che queste immagini raccontassero qualcosa. Un museo come questo, la Fondazione Museo Civico di Rovereto, che ha più di 150 anni di vita, ha raccolto nel tempo migliaia di documenti di ogni tipo. L'intenzione non era quella di guardare gli archivi come un accumulo di oggetti, ma negli oggetti stessi vedere i gesti delle persone che li hanno raccolti e utilizzati nel passato. Osservare le fotografie significa avere la possibilità di spostarsi nel tempo, conoscere persone che non ci sono più, vedere la città attraverso il loro sguardo. Allora si riesce a comprendere cosa ha visto l'occhio di chi ha scattato l'immagine o si possono ascoltare le parole di chi ha scritto due righe per accompagnare una foto. La sala al piano terra è pensata come un punto di partenza, un'introduzione alla storia che questa mostra vuole raccontare. È uno spazio indipendente a sé stante rispetto alle sale del piano superiore. Infatti, questa vera e propria mostra nella mostra ha una sua forza evocativa che dà la possibilità di intraprendere un viaggio tra le vie del centro così come si presentavano più di un secolo fa. È un percorso che non può non appassionare, perché le immagini catapultano il visitatore nel passato dei luoghi che si vivono quotidianamente, offrendo la possibilità di ridare un volto alla città che non c'è più, alla Rovereto scomparsa. Le fotografie nella prima sala guidano attraverso una città animata e vissuta, una città che si addobba per le sfilate militari e per le cerimonie religiose o assiste muta al passaggio di carni funebri e osserva lo scorrere dei giorni sulle sue piazze, una città che è viva grazie ai suoi spazi legati alla socialità. Nell'ultima sala si giunge nel cuore del percorso. Questo viaggio nella città e nella sua storia si compie così nella dimensione più intima e soggettiva della fotografia, quella della ritrattistica, in cui a emergere è l'uomo, la sua posa, ma anche il suo carattere introspettivo. Ecco, con queste suggestive immagini della Rovereto di ieri e di oggi, ovviamente noi vi invitiamo tutti a, a visitare eh, la mostra qui al Museo della Città. Ma proseguiamo insomma in questa serata eh, ricca di spunti con appunto l'ingegner Renato Benintendi, che è il massimo esperto, uno dei massimi esperti mondiali su disastri ambientali, ma che ha anche una grandissima cultura umanistica, che questa sera appunto andremo a scoprire con questo suo intervento dedicato al. Vino di Iside, quindi dal vino di Iside ai banchetti di Apuleio, tra costume e mito. Ecco questo sarà l'intervento che andrà a chiudere la serata e noi ovviamente vi poi andremo a dare appuntamento alla prossima, eh, al prossimo, alla prossima conversazione che sarà eh, la settimana prossima. Quindi io lascio la parola a Renato Benintendi, eh, quindi dal vino di Iside ai banchetti di Apuleio. Sono molto curiosa di ascoltare quello che ci racconterà. Allora, buonasera. Eh, spero che riusciate a sentirmi. Eh, dunque, eh, trovandomi appunto eh, tra eh, esperti, insomma, specialisti del cibo e eh, diciamo, persone del settore, diventava complicato cercare di eh, correlare le informazioni che sono state riversate e quelle che, che poi verranno con una, una, una sorta di... Uh, così, di, di processo di continuità rispetto al tempo e allo spazio, considerando che il cibo è, molto, è stato ed è molto più che semplicemente il uh, risultato di, una, di un esercizio fisiologico. E quindi questa immagine di Proust, di, Proust, di Marcel Proust, che appunto uh, poi richiama sulla sinistra uh, l'opera di Bergson, l'Evolution Creatrice, uh, ci, ci comunica essenzialmente l'informazione che. Uh, essenzialmente, il tempo, uh, il tempo è soltanto una, una condizione passeggera per l'animo umano. Il tempo non esiste. Questo lo stabilisce la fisica, lo stabilisce anche il giovane Marcel nella ricerca. Quindi, il, il tempo può essere azzerato dal sapore, dal ricordo uh, di, di, un, di, un, di un dolce del, de, della Madeleine. E quindi, da questo punto di vista, uh, l'Occidente può far uh, risalire la propria tradizione. Eh, gastronomica e tutto quello che la, che la tradizione gastronomica e tutta la, la tradizione anche correlata alla gastronomia ha comportato alla, alla millenaria eh, civiltà eh, egizia e quindi sulle, ri sulle rive del Nilo. Eh, sappiamo che nel nell'ambito della, della grande tradizione della grande civiltà egiziana per gli egizi eh, il cibo, la catena alimentare assunse significati essenzialmente teogonici e funerari. Quello che ho cercato di fare è di creare tre momenti diversi, partendo dagli egizi, arrivando fino poi alla diciamo alla romanità, per capire quale, quale sia stata la funzione del, del cibo, del vino, eh, non soltanto come risoluzione di un'esigenza appunto sociale, ma eh, molto di più eh, nella, nella, nella caratterizzazione degli aspetti legati al costume e alla eh, cultura e alla filosofia in generale. Beh, il Dionilo eh, sappiamo che eh, appunto era. Uh, è stata appunto la celebrazione attraverso la quale gli egiziani hanno riconosciuto uh, il momento unitario che il Nilo ha rappresentato per loro, ma soprattutto uh, hanno riconosciuto il carattere fortemente uh, caratterizzante per la loro economia e per tutta la civiltà, uh, perché il Nilo significava essenzialmente per loro. Avere un'agricoltura un forte, quindi potersi dotare di quello che naturalmente la civiltà egiziana aveva bisogno. Il Nilo fu quindi eh, diciamo, fu, eh, divinizzato, eh, il dio Nilo eh, fu divinizzato in diverse forme, in particolare il, il dio Nilo api, che vediamo, di cui vediamo nel Tempio di Luxor, eh, un'effigie un come momento unitario tra l'alto e il basso egizio, ma anche essenzialmente come evidentemente una, un sincretismo, una, una sorta di mélange, Uh, di, di, una, di, una, di, un grande, di un grande elemento naturale che appunto, come il papiro di Berlino recitava, è per metà uomo acqua e per altra metà donna, cioè terra. Eh, il dionilo è stato poi, eh, è stato poi naturalmente eh, successivamente ripreso da, anche da civiltà successive. Vediamo qui il campo marzio, in cui appunto in Campio marzio il dionilo è dedicato alla divinità egizie di Iside e Serapide, eh, con appunto la cornucopia piena di frutti e spighe di grano. Eh, del tutto particolare e di grandissimo interesse. Eh, di grandissimo interesse culturale, anche filosofico e, e filologico, e la presenza del Dio Nilo a Napoli. Napoli è stata probabilmente l'unica città egizia d'Italia. Eh, il Dio Nilo fu essenzialmente eh, una statua che fu, eh, eh, fu praticamente scoperta nel Medioevo, eh, monca della testa. Eh, la, la, si ritenne in un primo momento che, appunto, il. il Uh, il capo fosse quello di una donna. Uh, ricerche successive hanno poi permesso di identificare e di restaurare invece eh, la, la, la divinità, la statua del Dionilo, restituendo il capo di un uomo e vediamo la cornucopia. Della Stato del Dionilo, ancora visibile al centro di Napoli, che, appunto, ricorda essenzialmente il legame formidabile che, eh, che poi c'è stato, eh, diciamo, tra l'Egitto, eh, il mondo fenicio greco e, e, e poi chiaramente Partenopeo. Eh, la divinizzazione del Nilo ha assunto altre forme. Anuket fu la dea del Nino nel tardo Egitto connessa con, con, con Iside, e così come questo simbolo, appunto, anche il simbolo della vita e del cosmo, è stato rappresentato ed è stato poi evidenziato. In ulteriori tante altre manifestazioni della divinizzazione del dio Nilo. Eh, il festival di Anuchetto del cosiddetto Nero Stravipante era la maggiore celebrazione. Della, della, della cultura e della, della civiltà egizia e questo era evidentemente un momento in cui gli egiziani riconoscevano uh, al Nilo uh, la, uh, evidentemente il merito di, di, di creare di aver creato prosperità, di aver creato ricchezza e quindi una volta all'anno avveniva proprio per celebrare quella che sarebbe stato il rigoglio dell'agricoltura che continuava il suo, il suo ciclo. L'importanza del Nilo è stata così forte che addirittura Caput Nili Querere è, è, è stata poi in ambito una, una sorta di momento fraseologico latino per, a, ad indicare essenzialmente, cercare. Cercare le origini del Nilo, ossia eh, il, il Nilo è stato così importante nel mondo egizio. e Consideriamo poi la enorme influenza che il, che il mondo egizio ha avuto su quello greco e poi su quello romano, anche se in misura minore. Eh, i, I latini sostanzialmente hanno simbolicamente, semanticamente eh, rappresentato, codificato essenzialmente l'importanza del Nilo, eh, ritenendo che andare alle origini del, del, del fiume Nilo significava evidentemente cercare quasi la verità, i riflessi. Eh, dell'agricoltura e della vinificazione nel, nel, nel mondo egizio sono stati no, eh, molteplici. Ricordiamo, ripeto, il carattere essenzialmente teogonico, quindi legato essenzialmente ad, una, ad un riferimento tra l'uomo e chiaramente la, la divinità nel mondo egizio. Quindi miele come cibo degli dei, che veniva mescolato con acqua e con aceto, come altri papiri recitano, fino a arrivare addirittura a quello che eh, appunto era la divinizzazione femminile dell'agricoltura egizia, con Seqet, la dea dei campi, che porta spide di gramo. È estremamente importante, importante molto al di là di quello che è il semplice contesto eh, agronomico, agricolo, fino a, a rappresentare, almeno per quanto mi riguarda, addirittura una sorta diciamo, di cornerstone, di, di pietra angolare dell'intera civiltà europea, il sincretismo del trinomio Iside Demetra Cerere. Sappiamo come moltissimi Uh, scrittori uh, successivi, latino-greci, hanno sostanzialmente identificato con una, con una verità di tipo storico-esegetica, chiaramente, che merita, ha meritato approfondimenti, ma non peregrina. Gli egiziani affermano che Demetra e Iside sono la stessa divinità. Quindi Iside diventava Demetra e, e, e lo stesso Video nelle nella meta, delle Metamorfosi recita tutte le cose sono un dono di Demetra. E così via. Eh, la, la Demetra Cerere, Iside Demetra Cerere i tre momenti dell'agricoltura dell divinizzata eh, egizio, egizio eh, greco, greco e poi eh, latina, eh, hanno poi subito successive denominazioni: la dea della terra arabile, la signora del frumento, la signora delle piantagioni, colei che presiede al terreno agricolo, e così via. Eh, L'interpretazione greca, estremamente importante, che vedremo avrà riflessi fino all'ellenismo, all prevede che Iside nella lingua greca sia Demetra, ce lo dice Erodoto. Eh, Iside Demetra, eh, io sono colei che è, è, è sempre stata e sempre sarà, nessun mortale ha mai alzato il mio velo. E, è molto importante eh, considerare che l'antico culto del grano fu così importante che i misteri e le usini furono consacrati a Demetra. I misteri e le usini non, sur, non furono soltanto la celebrazione, eh, diciamo, la, la celebrazione sacra più importante del mondo, del mondo greco, come vedremo, ma costituirà la piattaforma per la nascita della grandissima tradizione filosofica presocratica, che per quanto mi riguarda è la più profonda, anche se poi ci insegnano che in realtà Socrate, Platone e Aristotele sono, sono stati la parte centrale, ma non, non dimentichiamo il, il Pitagorismo orfico e quindi Eleusino. Il vino nell'Antico Egitto eh, fu eh, anche qui considerato eh, in relazione alla divinità. Da, il vino ebbe precisi significati misterici La vigna era chiamata il recinto del corpo di Horus. Uh, il, il, il vino fu fondamentalmente, anche questo ha delle profondissime È complicato approfondire in, in, questa, in questa sede, naturalmente, quelle che sono le valenze di quello che il vino rappresentò. Erodoto introdusse la, il cosiddetto Aftonostonteon, l'invidia degli dei. Uh, Erodoto ci dice: Usarono contrastare gli dei, vennero uccisi. Il loro sangue, mescolato alla terra, generò la vite. Da essi il vino, che ne ottenebra la mente. Quindi, il vino, come risultato distillato, melange, mixing della terra e del sangue. Questo ebbe in ambito orfico e in ambito poi successivamente pitagorico delle incredibili... Conseguenze. Uh, Osiride e Dioniso fur furono poi, diciamo, una sorta di mirror code, una sorta, diciamo, di immagine speculare di quello che era stato il rapporto tra Iside e Demetra. Quindi incantesimo per diventare grano. Io sono la pianta della vita che venne fuori da Osiride, che cresce sulle, co sulle costole di Osiride. e Continuiamo a vedere come i riferimenti della, del cibo e del vino nel mondo egizio furono sempre riferiti alla divinità. Uh, chiaramente il rito d'iniziazione di Osiride è lo stesso di quello di Dioniso. Ancora una volta, Diodoro Siculo ci parla dell'interpretazione greca del sincretismo Osiride Dioniso e i rapporti con, con l'Orfismo. I greci, naturalmente, parlare dei greci eh, in pochissimi minuti è complicato. Dovrò essere veloce, però eh, la tentazione era formidabile, quella di dare di restituire la giusta, la, il giusto merito. A quello che è stato il mondo greco. Il mondo greco parte più o meno intorno al nono, ottavo secolo avanti Cristo con Esiodo. Gli Erga Caemera, cioè le opere dei giorni, ci presentano un'agricoltura ancora tecnica: ancora era, erano tempi in cui il mondo greco partiva con eh, quella che era l'organizzazione sociale, diciamo, della struttura e dell'agricoltura. Quindi possiamo dire che in questa fase l'agricoltura fu una rappresentazione senza l'idealizzato vagheggiamento che sarebbe stato dopo di Teocrito e di Virgilio. Tuttavia, già con Omero. Noi abbiamo sostanzialmente un enorme, un enorme cambiamento e non siamo più in ambito egiziano, siamo in ambito nasce l'uomo, nasce l'umanesimo. Quindi il vino div diviene strumento privilegiato di un edonismo ricco di aggettivazioni e significati del profondo individuale nella prospettiva fantastica del mito. La metafora e l'ermetismo del mondo egizio assumono nella prospettiva greca una profonda dimensione umana. Questo ha un valore filosofico straordinario. Dovrò correre, ma cerco di, cerco di non perdere. Uh, comunque, di non perdere segnale, uh, Omero recita, uh, conia un aggettivo, l'aggettivo oinops. Oinops deriva da oinos, che significa vino, e ops, che è radice di Orao, la, una delle due radici di Orao. Il mare del colore del vino fu, uh, nell'Odissea nell e in molta parte della letteratura greca successiva, un ricorrente binomio. Con l'astuzia, il pilota governa la nave scossa dai venti sul mare colore del vino. Shasha, Leonardo Sciascia. Eh, intitola un romanzo con il mare e il colore del vino. Non dimentichiamo che il, uno dei motivi per cui molto probabilmente il mare al colore del vino, che è un, in realtà ancora un, un tema oggetto di ricerca, sta nella, nelle fasi dell'opus del, dell magnum eh, egizio. Sappiamo che l'alchimia avrebbe poi ripreso. Il, il processo di uh, passaggio dalla, dalla putrefazio, dalla Nigredo fino alla Rubedo. E la Rubedo era l, la, la, il raggiungimento il, la, della, della pietra filosofale. Quindi la fase che passa attraverso il bianco, il, 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 il nero, il bianco, il giallo e poi il rosso. E il vino è l'ultimo stadio, quindi le fasi della grande opera. Eh, ancora, ancora, eh, vediamo come sul mare colore del vino, vediamo un famosissima, una famosissima ceramica in cui si nota al centro una nave, su questa nave c'è Dioniso. Vediamo che la nave è nera, siamo in ambito nigredo, attorno il mare è diventato rosso. Quindi, questo eh, è una, una, il risultato di un'antichissima ceramica. Uh, Un'antichissima leggenda in cui i pirati cercarono di attaccare la nave di Dioniso. Dioniso li trasformò in delfini e la trasmutazione alchemica uomo-delfino, che il mare, colore del vino, riuscì a fare, costituì essenzialmente il raggiungimento di una perfezione uh, umana uh, superiore. Eh, ancora qui vediamo l'inno a Dioniso: nel mare del vino diventarono delfini. Uh, è importante, sarò molto veloce, vino e cibo accompagnano quali elementi fondanti la narrativa e la poesia greca, con una funzione di vera e propria connotazione letteraria. Lo studio dell'Odissea meriterebbe uh, una vera e propria, un vero e proprio approfondimento sub specie cibi, ossia Omero ha una cura specifica nel presentare sempre il cibo. e Il cibo non è soltanto diletto, non è soltanto risoluzione eh, fisiologica, ma è sempre un qualcosa che connota i personaggi. Qui vediamo Ulisse. Alla, 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 alla mensa dei proci qui vediamo Telemaco che lascia, lascia Itaca e chiede ad Euriclea di, di preparare 12, enf, 12 anfore, il vino quindi una, un, una sorta di compagno di viaggio straordinario qui vediamo eh, appunto Ulisse che eh, sostanzialmente eh, fugge e, e, e raggiunge, raggiunge Eolo e Eolo è eh, rappresentato da Omero mentre banchetta qui vediamo i Feaci, i Feaci furono un Arcadia antelitteram, l'ideale arcadico dell'orto dei feaci è incredibile dal punto di vista della ricchezza agge, della, della ricchezza degli aggettivi della ricchezza descrittiva con cui Omero eh, racconta eh, la storia di questo popolo gentile e quando quando poi infine telemaco eh, mh, ritorna praticamente dal suo viaggio da diciamo era andato a trovare Pilo era andato a trovare Nestore eh, 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 e ritorna praticamente da Pilo e, eh, e va a trovare il porcare Omeo e Ulisse sotto le, sotto le, le mentite spoglie sotto le sembianze di un mendicante lo riceve ehm, eh, Omero non, non eh, risparmia di farci essenzialmente eh, capire che eh, in qualche modo eh, il cibo è ancora, è ancora il, il contesto nel quale si ritrova l'unità familiare e qui vediamo è incredibile come la Erte, la Erte che chiede quasi a Ulisse di, di farsi riconoscere attraverso la memoria di ciò che la Erte stesso gli aveva dato, quindi ora una, vediamo una, una enorme, incredibile attenzione che Omero pone all'interno dell'Odissea, con una, quindi un significato dell'umanesimo greco che è molto lontano da quella che è la teogonia egizia. I lotofaci i lotofagi sono una, una, un momento sempre della chiaramente dell'Odissea in cui, probabilmente, eh, diciamo un po' meno, 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 meno romanzati, meno importanti, meno rappresentati di altri. In realtà è un passaggio anche qui simbolico molto importante. Il loto crea la. la la, la, la morte di mnemosine, cioè non c'è più la memoria. In realtà eh, c'è un riferimento tra il popolo dei letofagici, cioè quindi tra i lotofagi e la perdita della memoria, e il, il, il famoso quadro di, di Annibale Carracci, Ercole Albivio: noi vediamo da un lato il sacro e dall'altro il profano. Ricordando anche Tiziano, da un certo punto di vista, Ercole che non sa se tornare, darsi alla voluptas o tornare essenzialmente al suo, al suo eh, diciamo, al quello che è il, il suo dovere, a quello che è naturalmente il, il suo compito. Ancora una volta, quindi, il cibo che fa da sfondo a quello che è anche l'etica greca. Eh, ci sono tutta una serie di, di slide molto veloci che ci rappresentano una assoluta, fantastica dolcezza. Della, della essenzialmente della vita, vita greca, della vita contemplativa, in cui c'è una sorta di, car, di puro carpe diem. Vediamo qui Alceo che appunto uh, invita a bere vino, le grandi tasse variopinte, e, e c'è il binomio oinos kai alatea, cioè significa vino e verità, quindi anche un, un aspetto un po' più filosofico di quella che è semplice, che è semplicemente naturalmente uh, il semplice ricorso al vino per dimenticare. Ancora, ancora Alceo che parla. Che mesci dentro la tazza o melanippo il vino. Questo non è banale, perché vedremo come questo in realtà è molto diverso rispetto a quella che sarà poi anche l'Arcadia romana. Ancora il CEO con le coppe d'oro, con il netto di vino e la gioia, eh, ancora l'invito, beviamo il, vi, il vino, eh, il dolce vino, Melanippo, e ancora l'oblio. Eh, se intonare il bel canto di Dioniso, signore, il ditirambo, quando sono folgorato nell'animo dal vino. Qui Archiloco, che è un poeta soldato, no? Lo scudo di Archiloco, ci dice: attenzione, eh, il, il bel canto di, di Dioniso, cioè il ditirambo, quindi la metrica, quindi un momento di creazione. Quando sono folgorato, quindi il vino che non è soltanto oblio. Eh, naturalmente eh, non può mancare un accenno chiaramente alle baccanti, di nuovo ancora una volta, naturalmente, Stonteon, ancora una volta Panteo, squartato dalle baccanti, e quindi le baccanti anche qui in preda evidentemente a quello che è il delirio erinnico uh, di, di Dioniso. Eh, eh, l'Arcade di Teocrito fu nel IV secolo avanti Cristo un importante eh, diciamo cre creazione rap rappresentazione di un mondo di un mondo ideale eh, e Epicuro stesso eh, ci disse che principio e radice di ogni bene è il piacere del ventre e anche ogni cosa saggia e squisita adesso fa riferimento. Eh, il mondo greco meriterebbe molto di più. Eh, Roma rappresenta L'ultimo momento e la, la diciamo la caratterizzazione, la connotazione, la diversificazione, la diversità di Roma rispetto ad Atene, rispetto al Cairo, rispetto all'Egitto. E che in realtà Roma fu molto impegnata, e, e questo, evidentemente, dal punto di vista linguistico. Il greco è molto diverso dal latino, lo sappiamo, molto meno ricco. Eh, Roma fu impegnata sostanzialmente sempre a ricondurre tutto ciò che, che rappresentò anche la poesia. Ad un aspetto essenzialmente di tipo molto più socio-economico, molto più legato a un aspetto utilitaristico, anche politico. Ricordiamo Menino Agrippa, il quale disse: Il commensalismo si, si quindi eh, il commensalismo si presta a metafora e rivendicazione politica, status symbol, fino a replicare a partire dal primo impero significati e simboli greco-egizi nella confluenza ellenistica. Il discorso sulla metafora del cibo di Menino Agrippa, lo ricordiamo, in cui per poter ricondurre il popolo a più miti consigli, Meneno Agrippa rappresentò il, il corpo umano come evidentemente una sorta di grande, di grande consorzio, il cui perfetto funzionamento era funzionale affinché il corpo stesso sopravvivesse. Eh, qui abbiamo, ed è estremamente interessante, ed è un sottolineare come il momento, greco, il momento latino fu molto meno idealizzato. Eh, i, i, I romani eh, usavano, erano, erano soliti disfarsi eh, delle, delle, dei residui delle, delle cene, dei pranzi, eh, essenzialmente lasciando i, i residui sul pavimento. Eh, ci fu sostanzialmente. Sosos di Pergamo, che ritenne eh, che eh, tutto questo potesse diventare in qualche modo oggetto di una, come dire, di una creazione eh, di una creazione architettonica e quindi creò il cosiddetto Asarotosoikos, cioè il, pav il pavimento non spazzato. Che divenne, poi, vediamo qui la firma di Eraclito, divenne una sorta diciamo di elemento architettonico che definiva il livello plutocratico della famiglia. Quindi si trovavano, c'erano queste magnifiche ville e c'era già la rappresentazione del, del pavimento non spazzato con i residui del cibo, a cui si aggiungevano quello che i commensali avrebbero, si sa, avrebbero poi evidentemente riversato. E vediamo che poi il, il cibo, la fame, divenne, sia per i greci che per i romani, Castigo di Dio. Vediamo alla sinistra evidentemente la famosa scena delle arpie che, che si vendicarono ehm, diciamo, per i torti che ritennero di aver subito da parte di, di Enea, eh, promettendo, insomma, minacciando, eh, preconizzando la fame, al punto tale che Celeno eh, minacciò Enea dicendo: Un giorno manse, mangerete le mense, che erano come sapete, erano queste basi di farro che utilizzavano in epoca romana eh, per, eh, per porre. Eh, Posizionare il cibo e poi mangiarlo. Eh, la fame e il castigo degli dei fu il, il, il destino tristissimo dei compagni di Ulisse, i quali. Eh, mentre Ulisse riposava, eh, sgozzarono eh, le, 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 appunto, gli armenti del dio sole e questo chiaramente eh, li condannò a morte. Eh, la, stessa, la, stessa, ehm, la stessa egloga di Titro e Melibeo che ci è presentata a scuola con atteggiamenti di, di grandissimo lirismo arcadico, in realtà non, eh, non, ricordi, non dimentichiamo che Melibeo era il, in realtà il contadino che veniva privato delle terre eh, dal, dal, dal Titiro, Titiro significa dal greco titiuros che significa comico, satiro, c'è una leggera e non molto conosciuta ironia che, che Virgilio riversa all'interno di questa ecologa mentre Melibeo è l'agricoltore vero, a cui, quello a cui i veterani hanno rubato le terre, e Melona il nome Melibeo deriva da Melona e da Bus. Vediamo come, nonostante Virgilio venga rappresentato e lo è un grandissimo po poeta pastorale, ma il parallelismo tra l'Arcadia la, eh, latina, romana e quella greca eh, non è perfetto. In questo caso c'è sempre una base politica. Eh, parliamo, di, parliamo del primo secolo eh, del primo secolo, eh, dopo Cristo, d.C. Eh, l'impero l'impero, cioè, Augusto, quindi l'impero sta nascendo, e, e, e in, questo, in questo caso c'è una rivendicazione che chiaramente. Eh, Virgilio eh, rappresenta eh, diciamo sotto, sotto le spoglie diciamo sotto, sotto le, le appunto utilizzando un'egloga eh, ovviamente non poteva mancare e sono in chiusura il raffinato Lucullo il quale eh, appunto si narra della famosa la famosa leggenda in cui Cicerone e Pompeo eh, gli, gli dissero di non avvisare i i, i servi del fatto che loro fossero eh, presso la, 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 la villa di Lucullo la, la, la villa di Lucullo era eh, nella zona flegrea dove il curato aquarum Neronis eh, ut, eh, allevava le spigole nella nella flegrei quindi una, una delizia purtroppo oggi eh, che non ha mantenuto la bellezza dell'epoca e, e il, il pranzo luculliano che, che i i servi apparecchiarono a Lucullo il quale disse lucullo, cena, pranza con lucullo eh, eh, comprendevano frutti di mare, asparagi, scampi pasticcio d'ostrica, vediamo ancora una volta però attenzione il mondo romano che, eh, che diciamo, rappresenta il cibo come status symbol, siamo mille anni lontani, mille anni luce lontani dal mondo greco eh, ovviamente eh, non poteva mancare Marziale, però Marziale è arrabbiato, Marziale non è al ceo quindi Marziale eh, ci dice se non bevo non riesco a scrivere nulla, quando bevo valco per 15 poeti, però Nunc est bibendum è il poema di il poeta maledetto Marziale. Il cibo nel, nel romanzo ellenistico eh, consentì il ritorno al mondo greco. Eh, ancora una volta il, il parvenu, il, 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 il cafone arricchito, trimalchione o trimalcione, che attraverso la manumissio era, stato, era diventato uno schiavo liberto, utilizza fondamentalmente Uh, il, il appunto il cibo, il cibo smodato per dimostrare che lui era uno che ce l'aveva fatto. Quindi il Satiricon, come specchio vedere dei costumi dell'impero del primo secolo, la lezione della, sat della satira Menipea si fonde nella dimensione di una società godereccia e ricca di ambiguità. Il cibo diviene status symbol. La rosa, infine, eh, ricordiamo che il Satiricon è, è chiaramente il. il, 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 il L'asino d'oro di Apuleio furono le due grandi opere di prosa ehm, eh, diciamo della Romanità, non ce ne furono sostanzialmente altre. La rosa di Iside, il vino di Apuleio, eh, essenzialmente eh, sappiamo che eh, il, il Apuleio, che subì poi anche un, un, uh, diciamo un processo per magia, eh, Apuleio uh, sostanzialmente dovette uh, cibarsi di una rosa per ridiventare umano, in onore ad Iside. Quindi siamo tornati attraverso l'Uroborus, no? attraverso il serpente della tradizione che morde la coda, siamo tornati agli Egizi. E in questo caso, vediamo come pane e dovizia, il vino è già tavolo, i bicchieri sono benissimo lavati. Eh, Apuleio, ed è l'ultima slide, eh, ci parla eh, della battaglia dei centauri e dei lapiti nella quale la civiltà e la. E la, e la diciamo la, la come dire la civiltà e eh, la, la perdita di ogni principio si scontrano anche qui attraverso la metafora del cibo. Eh, ovviamente la favola di Amore Psiche, sapete che alla fine Amore Psiche riescono a vincere l'Aftonostonteon, Stonteon, quindi la, la, essenzialmente la, 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 eh, la invidia degli dei, la invidia di Venere e gli dei apparecchiano la tavola e loro possono finalmente banchettare eh, diciamo in maniera olimpica. Eh, e sapete dell'ultima slide che e eh, ultimamente un fast food eh, antelitteram è stato scoperto a Pompei. Ancora una volta i romani ci dicono che loro furono evidentemente molto diversi dai, dagli, dagli antichi divinizzanti egizi e dai filosofi greci. Io vi ringrazio, non so se sono stato dei tempi, spero di sì, ma spero che insomma di essere riuscito perfetto. a <ride> È stato perfetto, anzi grazie mille per questo bellissimo. Ringraziamo tutti eh, Renato, benintendi per questo bellissimo viaggio che ci ha fatto percorrere nell'antichità, tra mito e costume, nel banchetto, nel consumo del vino, insomma, eh, è stato veramente un interessante viaggio. Io eh, sono stata avvisata che eh, ci siamo persi l'introduzione eh, di queste nostra di questa nostra serata e di, diciamo del ciclo eh, di incontri che andremo a fare ci sono persi l'introduzione di quello che è il diciamo l'ideatore eh, di questo format che è il professor eh, Gino Gerosa quindi io direi di recuperare eh, l'introduzione ci racconterà insomma che cosa andremo a fare nelle prossime settimane no? Diamo già l'appuntamento la prossima settimana il 17 dove ci sarà di nuovo appunto la presenza del professor Gerosa insieme a ehm, Stefano Marzadro della Casa del Vino della Valle. La garina, e al primo chef stellato che noi avremo eh, che voi avrete insomma ospite in questo ciclo di incontri, che è lo chef eh, Alfio Ghezzi. Quindi, io lascio la parola al professor Gerosa che ci racconterà il significato di queste, di queste 12 eh, serate che faremo insieme. Grazie, Claudia. Uh, permettimi di ringraziare eh, ancora Renato Benintendi per questo affascinante viaggio nel mondo greco e romano. Tra l'altro, Renato mi ha provocato anche un piccolo brivido quando hai citato Shasha. E, detto questo, uh, oggi licenziamo appunto i 10 incontri di Healthy Living 2021. 10 incontri eh, dove affronteremo diverse tematiche, tutte legate al mondo dell'alimentazione, dell del benessere e della salute. Perché? Perché c'è una pandemia un pochino più silenziosa dell'attuale pandemia Covid, ma sicuramente eh, dai risultati più catastrofici in termini di mortalità, che è dovuta alla scorretta alimentazione. Scorretta alimentazione che porta a un aumento delle patologie non trasmissibili, pensiamo a tutte le patologie cardiovascolari, pensiamo al diabete, pensiamo ai tumori. Bene, se Healthy Living 2021 è in grado di modificare in qualche modo l'approccio nostro verso l'alimentazione riuscendo a correggere le alimentazioni scorrette beh avremmo fatto centro avremmo come dire ottenuto un piccolo risultato nell'obiettivo più ambizioso che ci siamo eh, proposti cioè fare informazione e formazione sul cibo, sull'alimentazione e quindi vi aspetto come diceva giustamente Claudia mercoledì prossimo sempre sulla pagina YouTube dell'Università di Padova dalle 19 alle 20, dal bistrò del Martin il Museo d'Arte Moderna della città di Rovereto, per parlare con Alfio Ghezzi e con Marzadro di Alimentazione, Benessere e Salute. Buona serata a tutti.